Bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria e con la salute. Oggi parliamo di un argomento che forse è sconosciuto a molti, ai nostri telespettatori, e parliamo dell'infermiere di famiglia. Spesso noi abbiamo sentito parlare dell'infermiere che lavora in reparto o dell'infermiere che va al domicilio del paziente, ma dell'infermiere di famiglia e di comunità è una cosa che sembra innovativa. Ne parliamo con il nostro ospite in studio, la dottoressa Marinella Alberganti, direttore della struttura Direzioni Professioni Sanitarie dell'azienda sanitaria locale di Novara. Dottoressa, vogliamo chiarire ai nostri telespettatori di che cosa si tratta? Ben volentieri. Beh, innanzitutto grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli telespettatori. Direi che per completezza dei dati occorrerebbe però così contestualizzare l'infermiere, perché la figura dell'infermiere ha subito, soprattutto in questi ultimi anni, una netta trasformazione, sia da un punto di vista formativo, normativo, che tutto sommato segue l'andamento dei bisogni sanitari e che a sua volta corrisponde a quelle che è l'evoluzione dei sistemi sanitari. Difatti, diciamo, con il profilo professionale, cioè è un ruolo specifico che ha un suo profilo professionale, un codice deontologico e ha una formazione universitaria. Detto questo, questo è l'infermiere, quindi la formazione base di quello che è l'infermieristica moderna. L'infermiere di famiglia è un qualcosa in più, è una specializzazione, anche perché proprio per andare incontro ai mutevoli bisogni assistenziali siamo passati anche noi, come la classe medica, a così specializzarci. Ed ecco che l'infermiere di famiglia non è nient'altro che una specializzazione, sì, nuova, che in qualche modo è un infermiere che si dedica alle comunità, quindi si prende carico della persona, della famiglia e della sua comunità. Però, dottoressa, a parte che il termine infermiera di famiglia lo trovo bellissimo, perché non lo so, mi dà proprio un senso di casa e di accoglienza. Quali sono le principali caratteristiche che ha l'infermiere di famiglia e quindi che cosa si diversifica dall'idea che noi abbiamo di un infermiere tradizionale? Allora, noi nella nostra visione dell'infermiere tradizionale abbiamo in mente l'infermiere della corsia, l'infermiere che è lì pronto ad assisterci, quello che fa nel mondo del fare, quindi fa i prelievi, le medicazioni e quant'altro. Abbiamo poi anche in questi anni già avuto una piccola trasformazione che è stato l'infermiere delle cure domiciliari, che già lì andava a casa dei pazienti. Ma allora che cosa c'è di diverso tra infermiere delle cure domiciliari e l'infermiere di famiglia? È proprio nella logica. La logica è la filosofia che in qualche modo si tende a passare da una medicina passiva, di attesa, a una medicina proattiva. Infatti, l'infermiere di famiglia, nella logica del responsabile dell'assistenza in toto, si occupa soprattutto di quello che sono la prevenzione, gli stili di vita e quindi arriverebbe un attimino prima diciamo così, al vero bisogno assistenziale. Ma questo presuppone in qualche modo che ci sia una formazione specifica sicuramente, e poi ci può anche dire che tipo di formazione, ma anche che ci sia una rete e quindi ci sia una forte collaborazione con il territorio, con l'ospedale, con il territorio e con i medici di medicina generale. Certamente. Allora, innanzitutto, come le ho detto, è una specializzazione, quindi gli infermieri dopo la laurea di base possono frequentare un master specifico che è il master di infermiere di comunità. È un master di primo livello. Con questo ha l'abilitazione, nonché le competenze, per poter essere classificato come infermiere di famiglia. Allora, occorre dire che tutto sommato i sistemi sanitari si sono già evoluti in quel senso, quindi non è detto che stiamo aspettando, anche perché è una professione, una specializzazione piuttosto giovane, stiamo aspettando di avere tutti gli infermieri con questa specializzazione, ma l'importante è che abbiano delle motivazioni e
e che naturalmente ci siano delle competenze, nella logica di avere poi dei progetti o comunque dei servizi che possano aver bisogno di questo ruolo. E come giustamente lei ha detto, è la cosa importante è la rete dei servizi, perché non dimentichiamo che anche nella medicina, quindi a livello medico, i servizi sono mutati e c'è anche lì una propensione alla proattività. Cioè, numerosi servizi si fanno carico dei percorsi assistenziali, avrà sicuramente sentito parlare dei PDTA, no? I percorsi diagnostici terapeutici. E quindi la presa in carico di queste persone all'interno delle loro famiglie, e quindi posso dirle che l'infermiere di famiglia può essere considerato, a me piace molto pensarlo, a un facilitatore di servizi. Cioè, mettiamo il caso, io sono una persona anziana, ultra 65enne, il mio nominativo viene segnalato dal medico curante, perché è quello che mi conosce di più, quello a cui mi rivolgo più spesso, all'infermiere di famiglia? Allora, innanzitutto l'infermiere di famiglia è in un contesto organizzato e quindi è un dipendente dell'ASL, che chiaramente organizza i propri servizi, e io le posso raccontare quello che succede da noi. Sì, nella può raccontarcelo così. Nella nostra organizzazione, perché effettivamente noi abbiamo già da parecchi anni l'istituzione di questo infermiere di comunità, a livello progettuale e in qualche modo su piccole comunità, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale, avevamo individuato delle famiglie quasi sempre famiglie che erano al di fuori della rete dei servizi, quindi che non erano conosciute ai servizi canonici come poteva essere il cure domiciliari o la protesica o quant'altro. E quindi si facevano carico questi infermieri di in qualche modo seguire, tutelare nel corso della loro vita ed essere presenti per farsi carico di eventuali bisogni. Questo è un po' la novità. Oggigiorno, come le dicevo, sempre più sono servizi proattivi. Ad esempio, a noi piace pensare e abbiamo costituito quella che è chiamato il punto unico di accesso, dove ogni cittadino può segnalare, oppure il medico di base o anche dal reparto segnala un bisogno che necessita di una continuità assistenziale, e quindi con una scelta, una valutazione di questi bisogni verrà poi identificato il servizio che più si addice a questo bisogno. Chi se ne fa carico sarà proprio l'infermiere di famiglia. Allora, un altro spettatore ci chiede: come faccio ad attivare l'infermiere di famiglia? Appunto, qui dipende dalla zona, no? Perché comunque anche in tutto il Piemonte ci saranno innumerevoli esperienze di questo genere. Come dicevo, per quanto ci riguarda, la segnalazione può essere fatta dal singolo, dalla famiglia, quasi sempre è il medico di medicina generale che fa la segnalazione. Ma in un futuro questo non dovrebbe più essere così, ma perché quello che è la visione proprio del cambiamento di questo servizio sarà dato dal fatto che ogni infermiere di famiglia, parallelamente al medico di medicina generale, ecco, se mi permette, io vorrei fare così un confronto, no, tra queste due figure che sono veramente peculiari per quanto riguarda l'assistenza. Allora, allo stesso modo in cui il medico di medicina generale è, sappiamo e ribadiamolo, che è il vero responsabile dell'assistenza, della tutela del cittadino che ha in carico, allo stesso modo anche l'infermiere di famiglia, proprio in stretta collaborazione con il medico di medicina generale, seguirà gli stessi pazienti. E allo stesso modo in cui il medico di famiglia lascia ad altri specialisti, se il suo mutuato entra in cure domiciliari, in reparto, qualche visita specialista, quindi lo demanda ad altri colleghi, pur mantenendone la titolarità, no, dell'assistenza. Allo stesso modo questo infermiere di famiglia avrà
diciamo, la sua popolazione di riferimento e potrà così seguire e facilitare quello che sarà il percorso. E faccio un esempio concreto, ma il tempo a disposizione è terminato, quindi penso che affronteremo ulteriormente questo argomento in una prossima puntata, proprio per far capire ai telespettatori questo nuovo, tra virgolette, servizio che viene offerto al cittadino e alla popolazione, soprattutto la popolazione anziana. Stiamo parlando. La ringrazio, dottoressa, per essere stata con noi. Grazie a voi. Ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata della trasmissione In Salute. Grazie e arrivederci.